percorsi di autonomia per persone con disabilità. Il Comune di Pescara mette a bando la possibilità di erogare a 5 persone fragili il servizio attivo per 12 soggetti nell'ambito del progetto PNRR Inclusione e Coesione. Persone che hanno una fragilità, che hanno una disabilità e che attraverso questo bando e con questa coprogettazione insieme a 2 associazioni del terzo settore di volontariato, Diversi Uguali e Arda, potranno avviare un percorso di vita autonomo in appartamenti di proprietà comunale e potranno anche avviare percorsi lavorativi remunerati. I servizi di cui potranno beneficiare i richiedenti riguardano la sperimentazione di percorsi di autonomia in gruppi appartamento e tirocini di inclusione retribuiti, 300 euro mensili per 6 mesi, previa formazione specifica sull'alfabetizzazione digitale. Rispondendo al bando che è già stato pubblicato da ieri ovviamente sul sito del Comune, mi aspetto una grande partecipazione. Voi sapete quando io possa tenere ai diversamente abili, che ovviamente sono orgoglioso di poterli rappresentare in questa amministrazione. Requisiti per l'adesione al progetto sono la cittadinanza italiana o comunitaria, la residenza a Pescara e l'età compresa tra i 18 e i 40 anni, ma saranno prese in considerazione istanze di persone con età superiore. Questo, come vedete, dopo 3 settimane che faccio l'assessore, è il primo bando finalizzato ai bisogni delle persone diversamente abili, ne seguiranno altri. E la cosa più bella è proprio questa capacità di coprogettare insieme ad associazioni del terzo settore e di volontariato, perché qualsiasi intervento che noi facciamo sul sociale lo facciamo attraverso questa parola magica che è sussidiarietà e che noi mettiamo in campo attraverso le tante associazioni